Giulio Cederna, prego. Giulio Cederna, il microfono, dovrebbe attivare il microfono. Scusate, l'avevo attivato ma si era disattivato. Allora, sono molto contento di essere qui, penso che questa è un'iniziativa importante, fondamentale. Spero che questo nome palindromo sia benaggorante, Roma Ricerca Roma, che appunto questa associazione possa essere bifronte, bidirezionale. Un'associazione che parla e ascolta, che unisce ricerca e azione, che unisce mappe dall'alto e sguardi dal basso, che poi fa quella cosa che si è detto, che molti hanno detto poco fa, cioè che ricerchi Roma per davvero, perché se è vero che ci sono tante ricerche, tanti contenuti già prodotti, la difficoltà è quella di farli arrivare, di metabolizzarli per portarli e diffonderli, per farli diventare più conosciuti, più popolari. Credo che questo sia uno sforzo che questa associazione assolutamente deve fare, non deve diventare un altro laboratorio iper specialistico, cioè deve fare quello, ma deve anche sapere condividerlo. Voglio portare soltanto un contributo dal punto di vista delle tematiche. Si parla, si accenna nei vari documenti in maniera fugace al tema della scuola. Ecco, io penso che il tema della scuola sia un tema fondamentale, un tema che purtroppo, come abbiamo visto peraltro in questi mesi, no, non soltanto della scuola, della riforma della scuola come strumento pubblico, cioè una scuola come spazio di cittadinanza, della scuola come spazio fondamentale, e invece non la trovo. Questo nuovo lavoro che stiamo facendo adesso con questa nuova fondazione, che è partita da molto poco, ci rendiamo conto che a livello, per esempio, del dibattito sulla rigenerazione urbana, la scuola è sempre un po' ai margini, è qualcosa che si dà già per acquisito, per scontato, viene delegata a qualcun altro che fa scuola, non rientra tanto nel dibattito urbano, degli studi urbani. E quindi crediamo che questo tema invece sia fondamentale, sia dall'altro un tema che interessa tutti, un tema popolare per definizione, che raggiunge tutti, sul quale si possono studiare politiche. Basta pensare a quello che è stato fatto nella città di Torino negli anni 70 con la giunta Novelli, con il grande assessore Fiorenzo Alfieri, che purtroppo è scomparso da poco, che trasformò Torino in un laboratorio educativo. L'intera città divenne un laboratorio educativo. E, insomma, d'altra parte anche Roma è stata in tante volte teatro di esperimenti straordinari, dalla Montessori a Manzi, a Bernardini, a vari altri, eppure ne sappiamo davvero molto poco. E quindi io sottopongo alcune linee di ricerca possibili a questa associazione, a cui auguro veramente lunga vita e successo: capire come orientare l'intervento sulla città attraverso la bussola educativa, come riconnettere scuola e territorio, il grande tema dell'apertura delle scuole, che però non può essere soltanto lasciato all'impegno dei genitori, come mettere insieme insegnanti, educatori, famiglie, commercianti, come strutturare patti educativi territoriali a livello di municipio e di comune, come rilanciare le scuole di frontiera, come trasformare Roma in un grande laboratorio educativo, quello che dicevo prima. Insieme a Carlo Cellammare e a Francesco Montillo al Liceo abbiamo avviato un progetto di un cantiere di rigenerazione educativa a Tor Bella Monaca, che mette al centro due scuole del quartiere e una piazza, e che svilupperemo